Il Consiglio regionale di ieri ha approvato un contributo di 1 milione di euro a vantaggio della Saga. Sì, è un risultato importante che però è anche troppo tardivo. Il gruppo del Partito Democratico dall'inizio di questa delibera ha votato favorevolmente in commissione e lo stesso voto sì c'è stato anche ieri in Consiglio regionale. Però precisando tutta una serie di cose, innanzitutto sul rispetto dell'articolo 107 del Trattato dell'Unione Europea in temi di aiuti di Stato, su cui è necessario intervenire per salvare gli aeroporti minori. C'è già un'iniziativa che è stata cominciata con un voto di un ordine del giorno nella conferenza delle regioni del precedente Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che noi chiediamo di portare avanti anche a livello governativo e dell'Unione Europea per far sì che questi non vengano considerati aiuti di Stato, né nei confronti naturalmente dei piccoli aeroporti che servono per garantire la libertà di circolazione, specie per regioni che non hanno l'alta velocità come per esempio la nostra, come pure per la manutenzione ordinaria dei porti come il porto di Pescara e altri porti abruzzesi. E poi arriva molto in ritardo perché se voi pensate che il bilancio doveva essere approvato entro aprile, verrà approvato entro il 30 di settembre, termine ultimo, altrimenti avremmo avuto veramente problemi per la Saga, che soltanto il 6 di agosto, nell'ultimo consiglio regionale prima della pausa estiva, alla Saga sono stati tolti 842.000 euro, cioè veramente qui si brancola nel buio. Meno male ieri è arrivato questo provvedimento che ripristina 1 milione di euro, però ci sono tanti ragionamenti da fare. Per esempio, si era vociferato che nel piano industriale della nuova Alitalia venisse tolto il collegamento tra Pescara e Milano, mentre Perugia, che ha un terzo dei passeggeri annui dell'aeroporto d'Abruzzo, addirittura lo ripristina proprio in questi giorni. C'è un ragionamento da fare per il collegamento con Torino, che speriamo veramente possa arrivare nel 2020. L'Abruzzo è una regione in cui ha sede la Fiat, e poi ci sono tante voci incontrollate che creano tanti disagi, ma soprattutto tante preoccupazioni, come alcune rotte che sarebbero state tagliate da Ryanair. In realtà stanno facendo soltanto dei piani del personale, delle ipotesi, possiamo chiamarle così, non suffragate da nessun atto, quindi anche queste preoccupazioni sono infondate, ma resta il problema di fare una seduta ad hoc delle commissioni e poi del Consiglio regionale sull'aeroporto d'Abruzzo per migliorare il nostro futuro e anche per chiederci e chiedere come cittadini abruzzesi a che punto sono i numerosi fondi che sono stati stanziati per l'aeroporto d'Abruzzo, fondi Masterplan, 21 milioni di euro solo per il collegamento tra la stazione di Pescara e l'aeroporto, un collegamento tramite ferrovie, e altri 8 milioni per l'allungamento della pista ed altro. Insomma, ci sono veramente tanti aspetti da trattare. Noi chiediamo che la manovra fatta ieri in extremis con il voto favorevole del Partito Democratico per l'aeroporto d'Abruzzo non sia un atto isolato, ma sia l'ultimo atto prima di un ragionamento serio su questa grande infrastruttura abruzzese.